Che cos'è questo arco, questo ponte? Sostanzialmente ha due grandi valori. Uno è il valore, come dicevo prima, il valore di simbolo delle Olimpiadi e di simbolo della trasformazione di Torino, da città che ha sostanzialmente una tradizione di industria pesante, l'industria metalmeccanica pesante, è una città che si sta trasformando verso la ricerca in settori di industria leggera, di software, di information and communication technology, quindi tutto il settore del Politecnico e della ricerca universitaria e delle aziende che lavorano in questo settore. Allora questo arco, questo ponte, con la loro leggerezza, seppur con un peso importante, ma infinitamente più leggero di un ponte in cemento, di un ponte in metallo costruito con un sistema tradizionale, con la loro leggerezza, con la loro finezza, in qualche modo simboleggiano questo trasformarsi di Torino, questa Torino che cambia da città dell'industria pesante a città della ricerca, città dell'innovazione, città di una tecnologia smart. Ecco, questa è una questione molto importante. L'altro aspetto, non meno importante, è quello di connessione, è quello di collegamento. Abbiamo un quartiere, l'area di Via Giordano Bruno di Piazza Galimberti, con pochi servizi, molto abitato, cresciuto ai margini in qualche modo della città col boom dell'industria a Mirafiori, la Fiat, quindi un'area di Torino che non ha molte dotazioni, non ha molta ricchezza di attività, che si collega con l'area dell'Ingotto, che invece è un pezzo di città pieno di attività, pieno di possibilità anche con gli ultimi sviluppi di Italy e con la tutte le offerte, diciamo, dal cinema all'offerta culturale, alla musica, all'auditorium, eccetera, si collega da quella parte. Quindi c'è un ponte proprio in termini di dotazione dal quartiere che viene a incontrare l'altra parte della città. Questo perché questo ponte supera un grande parco ferroviario di servizio ferroviario che separa, taglia la città in due per una lunghezza di 2 km e mezzo, 2 km e mezzo di separazione della città, che sono tantissimi. In realtà c'è il sottopassaggio di Corso Cosenza che passa sotto, ma questo è soltanto per automobili, non è pedonale, per cui questa passerella permette agli abitanti di un quartiere di incontrare un altro quartiere che è molto più ricco di dotazioni. Molte persone vanno a fare proprio la spesa dall'altra parte, ci sono dei supermercati che costano meno, quindi è stato anche come dire, un regalo agli abitanti e cittadini di questa parte della città. Abbiamo parlato di tecnologia, di innovazione. Il ponte è anche tecnologia architettonica, non è solo infrastruttura. Ed è un asse, questo ponte, di connessione tecnologico dall'Ingotto e dalla bolla di Renzo Piano, realizzata sopra l'Ingotto, che è stato forse il primo segno di tecnologia contemporanea a Torino, diciamo sul finire del secolo passato, che viene continuato attraverso l'alta tecnologia di questo ponte e che si conclude alla base del ponte stesso, della passerella stessa, con quella vetrata plissé che dicevo che è anche un segno di tecnologia avanzata, di tecnologia molto innovativa nella città di Torino, innestata nella città di Torino. Tecnologia per tecnologia, il rapporto con Renzo Piano è stato anche importante. Quando ci siamo incontrati per decidere come connettere questa nostra passerella, questo nostro percorso con la passerella che esce dall'Ingotto e che collega con i parcheggi che era già stata realizzata, Piano era molto felice di poter avere questo incontro di nuova architettura, di architettura contemporanea e soprattutto di percorso che lega le due parti della città per far vivere meglio l'Ingotto, il suo progetto di questa grande parte di città con questo altro quartiere. Un altro punto importante, abbiamo parlato di leggerezza. Grande leggerezza vuol dire anche fragilità in qualche modo, ha due fattori. Uno è il vento e l'altro è il carico di persone che camminano tutti insieme. Il vento l'abbiamo risolto molto semplicemente andando in Galleria del Vento a Grenoble, in un istituto specializzato nello studio di strutture leggere, e abbiamo sostanzialmente definito il profilo dei lati dell'impalcato del ponte, quindi dove si cammina, con queste ali a V che non offrono resistenza al vento, per cui qualsiasi vento non riesce a incidere sulla leggerezza della passerella. L'altro aspetto invece è quello delle persone che camminano tutte insieme, che possono andare in risonanza al ponte, è un aspetto che non produrrebbe
nessun fastidio, nessun danno, volevo dire, nessun problema reale, salvo il fastidio a chi ci cammina sopra, cioè forti vibrazioni del ponte. Questo è un fenomeno che si è scoperto a Londra quando nel Millennium Bridge, quando è stato inaugurato il Millennium Bridge disegnato da Foster, non avevano previsto questo effetto della risonanza e quando l'hanno aperto, dopo pochi giorni hanno dovuto chiuderlo perché camminando troppe persone insieme il ponte cominciava letteralmente a ballare. Questo è un fenomeno che capita con la capacità di calcolo dei computer di oggi e con i metalli più resistenti per via della grande leggerezza delle strutture. Quando molte persone camminano insieme, queste strutture cominciano a muoversi e vanno in risonanza col passo delle persone e quindi ballano, hanno un movimento molto fastidioso. Allora noi come abbiamo risolto questo problema? L'abbiamo risolto prima in fase progettuale, mentre a Londra l'hanno risolto dopo, intervenendo successivamente, inserendo due coppie di grandi ammortizzatori lungo le due testate, alle due testate del ponte, che come gli ammortizzatori di un'automobile, di una motocicletta, assorbono i movimenti che il passo ritmato insieme delle persone dà alla struttura del ponte, che tenderebbe da curvo ad allungarsi, a diventare rettilineo e quindi a ballare, a muoversi in questo modo. Invece questi due ammortizzatori, queste due coppie di ammortizzatori impediscono questo movimento. E in più un grosso cosiddetto mass damper, quindi un ammortizzatore basato su massa, che è appeso sotto la pancia del ponte, al centro di esso, una grande lastra di metallo che si muove in controbilanciamento rispetto alle oscillazioni del ponte, quindi ha delle oscillazioni contrarie. Allora, l'effetto di queste due cose fa sì che quando l'abbiamo ufficialmente inaugurato al pubblico nell'ottobre 2006, il momento in cui c'era Terra Madre, entrarono circa 1000 persone, camminarono tutti insieme e il ponte era perfettamente stabile.